Giovanissimo, andava in giro con la telecamera e il microfono per fare interviste da trasmettere alla televisione di suo papà Nicola, Teletril. Poi, promotore finanziario, infine politico, consigliere, assessore, sindaco per 2 mandati a Loano, quindi presidente della provincia di Savona e oggi per ora assessore regionale. Noi abbiamo fatto una proposta che è piaciuta ai savonesi e ai liguri, una politica che metta al centro le persone e non più gli interessi dei partiti, delle cooperative o dei gruppi di potere. Oggi, adesso partiamo per avere 5 anni davanti per realizzare questo progetto. Siamo 16 su 31, quindi una maggioranza contenuta nei numeri, meglio, il senso di responsabilità dovrà essere ancora maggiore. Il suo lavoro su Savona. Io credo di conoscere il territorio della mia provincia benissimo. Credo che Savona abbia bisogno di tante cose, ma la prima cosa di cui ha bisogno è di dignità. Noi dobbiamo ridare dignità a questa terra, dobbiamo rimetterla al centro dell'agire della regione. Fino ad oggi di questa provincia la regione si è dimenticata, l'ha usata quando serviva e poi non ha investito nel momento in cui doveva ridare a questa terra. Oggi Savona entra in agenda del governatore Toti. Si aspettava un consenso così alto? 5 anni fa, con un partito che prese quasi il 40%, il primo prese 4.500 preferenze. Oggi abbiamo un partito al 15% e io ho preso 4.500 preferenze. Quindi sono tante, tantissime se si pensa a qualche anno fa. Questo non fa altro che aumentare la responsabilità che ho. L'essere il più votato di tutti i candidati di Forza Italia in Regione Liguria non mi fa che dire grazie, ma aumenta da parte mia l'impegno che devo mettere. Il problema più importante che intende affrontare da subito. I problemi sono due: lavoro, sanità. Ce ne sono tantissimi, ma la prima cosa che dobbiamo dare è una prospettiva ai nostri ragazzi per poter trovare un posto di lavoro nella nostra terra. A coloro che vengono licenziati o escono dal ciclo del lavoro per poter ritrovare una collocazione e per far questo dobbiamo attrarre investimenti. Gli imprenditori che vogliono investire in Liguria ci sono, ma sono spaventati dalla burocrazia di questa terra e dal fatto che qui bisogna sempre passare prima sotto qualche forca caudina. Le cose dovranno cambiare. Per quello che riguarda la salute sarà più semplice di quello che si crede. Bisogna mettere il malato e non la politica al centro dell'agire sanitario regionale. Quando il malato tornerà a essere centrale, i suoi interessi, le sue esigenze, probabilmente cambieranno le cose. Basta copiare. Noi abbiamo fatto venire i lombardi durante la campagna elettorale, li faremo tornare oggi per costruire una sanità di qualità con i savonesi al centro.